Buenas tardes. Bueno, esta entrevista, entre las 5 y 4, 5 que hice en los años pasados, es un poco particular, porque no se encuentra el periodista que hace las preguntas, lo que tenía que venir, tuve un problema, y bueno, yo voy a hacer la parte también de la... del periodista che va a fare le domande e sta molte cose che tengo che preguntarmi e preguntare ad alcuni personaggi. Bueno, che passa in Italia? In Italia sta passando algo di molto feo, per la prima volta nella storia dell'Italia repubblicana. Acá yo voy a ilustrar con alcuni panel algo de recién. Está un personaje de la política, lo que ocupan los pianos altos del poder, que pero lamentablemente, como también pasa acá en Argentina, la morale è quasi sempre desconocida. Los valores de una vez, los valores de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros antenados, ahora se transformaron da esta clase política en valores materiales. Quiero decir, para que todos van a entender, valores materiales como puede ser la plata, la plata, l'edificio, la quinta, il motoscafo, il barco, il coche de lujo, no? El campus, la cría, todo para hacer la familia, su familia feliz, para poner todos los amigos en el trabajo gracias al poder, no? Y lamentablemente se encuentra aquí non tiene arriba santo protettore che tiene che soffrire, tiene che a veces tiene che stringere la cinghia, perché non sempre con la plata che gana può arrivare al final del mese. Questo è molto serio, ma lo che sta passando ora in Italia, tutti sanno che l'Italia tuve per quasi 20 anni con dos tres legislature, un presidente del Consiglio che si chiama Silvio Berlusconi. E, bene, questo è veramente grave. Se tenevano che hacer, se decidió recién in questo ultimo mese, che se tenía che cambiare la legge elettorale, para che, come prevede la Costituzione, los parlamentarios tiene che ser elegido dal pueblo. Eso prevede, però che hicieron l'anno passato? Decidieron che a elegir lo che tiene che ir al comando non è il pueblo, sono los partidos. Entonces, le ultime del 2008-2006, bueno, l'elettore recibía per la votazione, non sé, Camera e Senato, cose elettorali, con una sola alternativa. Vota Berlusconi, vota Veltroni. No. Chi è che decidió questo? Decidió soprattutto il partito di Berlusconi, facendo una legge che iba a favorecere per quedarsi a potere il tempo possibile. Questo quiere essere l'imperatore, dice che è uno statista, il più grande statista degli ultimi 150 anni. Io credo che anche le galline si riene per dove vanno a comer il mais, no? Bueno, vamos a ver entonces che passò. Hace un anno nosotros tenemos un governo non politico. Perché? Perché quando llegó la crisi molto forte, che per l'Italia non è una crisi
la SIDA, che tu è la conseguenza della congiuntura internazionale. No, è tutta mentire. La deuda della pubblica italiana non ha nada a che vedere con la congiuntura internazionale, perché il problema è che a partire dal dopoguerra, dall'anno 55-60, tutti i politici che si diedero alla politica non lo hicieron come lo hicieron los antenados, che era una missione. No, ora il politico elige questa professione perché sa che con la politica può in poco tempo llegar a condizioni di arricchimento personale, di agiatezza, di poter sistemare con clientelismo, facendo favori a todos, ma questo para che él pueda tener il massimo del ritorno economico. Bueno, questo governo politico e tecnico tiene un personaggio, questo, professor Monti, personaggio molto illustre, economista, fu presidente della Commissione Europea, al lado, e se mira al lado questa cara, questo fu mio presidente. Io ora parlo chi sono io. Bueno, io sono non posso dire, ma un quasi viejito che arrivò ora, 9 di dicembre, in questa occasione della ricorrenza della Via Internazionale della Lucha contro la Corruzione, che è il 9 di dicembre, bene, coincide con il mio compleanno, perché io nasci da un papà classe che nasce il 13 ottobre 1872, quiero decir, 1872, 2 anni antes della fondazione di Mar del Plata. Parece incredibile. Bueno, io sono l'ultimo erede superstite, perché io tenía 3 hermane, un hermano che murió nel 2000, e io sono l'ultimo superstite. E ripeto, ora voglio compiere 75 anni. Che passò? Perché indico questo personaggio? Questo personaggio era un ingegnere, però un ingegnere non come era lo che creò la Olivetti. La Olivetti fu creata, sì, da un ingegnere che però trabaccava in fabbrica, e quando Enrico, dopo il suo studio, ante che poi diventò il presidente, trabajaba en la misma fábrica, en incógnita, sí, nadie sabía que esto era el hijo del presidente, ¿no? Bene, hasta que empezó con el Capone, con el Extremo Oriente, muy bravi copiadores, que se acercó la crisis, ¿no?, de la empresa. La Olivetti nació como empresa con una tecnologia meccanica molto, molto buona, fina, no? Nadie poteva competere, pur la prima a essere calcolatrici elettroniche, elettriche, dopo elettroniche, che tutto il mondo invidiava, macchine per scrivere. También il primo elaboratore tuve molto esito, ma se fu un grave errore lo di non prevedere il rischio che lo giapponese sono tan bravi a mirare un prodotto e a farlo, migliorandolo e ponerlo sul mercato a basso prezzo. Questo sconvolge tutta l'economia. Bueno, arrivò il momento che la Olivetti si incontrava in difficoltà. Bueno, è il momento che arriva l'ingegnere Carlo De Benedetti. Antes de él, quando io nel 1960 fu assumito, fu il mismo mese che murió il presidente che stava, il figlio del fondatore, Adriano Olivetti, un vero signore, fu il primo a hacer case per lo trabajatore, una casi ristorante per tutto lo trabajatore, lo giardino per lo niño del trabajatore, tutto, la cultura, la scuola, tutto, hice de Ivrea, il centro dove tenía la sede la Olivetti, hice un paraíso, ¿no? Bueno, cuando llegó el ingeniero Carlo De Benedetti, mi presidente, bueno, esto
adelantò Prada, no, puse Prada per Aquilini. Però, essendo un finanziere, e bueno, il finanziere non è che si occupa solo di hacer, che al final del día tiene che incontrare disponibili da poner in suo bolsillo, la plata, no? E mucha, mucha plata. E io, nel 60, ripeto, a febbraio del 60, entrare e passare 6 anni a Roma. Quanti anni minuti passarono? Nel 1960 a Roma, dove mi quedé quasi 6 anni e mezzo, o sei anni e mezzo, quasi 7. Bene, después fui chiamato a Milano per un corso di addestramento e después mi fui in Calabria, in Sud Italia, come ispettore commerciale, per cercare di professionalizzare la rete di vendita in diretta, vale a dire lo concessionario e i subsidisti locali, no? Cada regione e si incontravano, non so, 2 o 3 concessionari esclusivisti, però molto poco professionalizzati. Così che ciò descubrì che la professionalità in Calabria, ma anche in Puglia, no, non era molto elevata. Lo concessionario, alcuni parlavano, conoscevano l'italiano, ma la maggioria parlavano il dialetto, no? Eppure però io scoprì una cosa e mi chiedevo, dico, ma come può essere con questa scarsa professionalità, preparazione culturale, tutto tiene departamento, quinta al mare, quinta in montagna, coce de lusso, la barca d'Arsena del Cueso e moltissima plata, la pileta, tutto al servizio. Bueno, io pensavo, bueno, evidentemente le condizioni sono molto buone, e sta molta ganancia nel vendere. E, bene, nel 74, no, nel 67 mi fui a Bari. Anche a Milano, poi a Calabria, quasi un anno, e poi a Bari. Intanto c'era l'ingegner Carlo De Benedetti che decidiò di sollevare l'impresa, perché in effetti l'impresa stava andando male. E come pude farlo? Bene, già il precedente professor Visentini, che fu nominato ministro delle finanze, essendo anche presidente dell'Olivetti, pensò bene per salvare l'Olivetti dalla crisi che veniva dal Giappone, di essere come ministro delle finanze, pure ideare una legge per che tutto lo commercio fisso tenessero che utilizzare una cassa fiscale, come si incontra ora qui.